carina, carina, diventi tutti i giorni più carina, carina, ma al fondo resti sempre una bambina. Eccomi qui di nuovo in diretta, Angoli, come sempre la seconda parte, parte non si dice, quindi inizia adesso la seconda parte di Angoli. Io sono lieta di darvi il ben ritrovato, ci avete aspettato, avete fatto bene perché abbiamo ancora una mezz'ora ricca di argomenti. E allora, prima di tutto fatemi ricordare, angoli@espansionetv.it, questo è l'indirizzo email al quale potete scriverci. Vi invito tutti i giorni, fatelo veramente. Poi lo so che uno magari dice vabbè, ma cosa scrivo a fare? Voi fatelo, siamo proprio ben lieti di rispondere anche alle domande più semplici, alle domande più scontate. Insomma, siamo qui anche per questo, è la trasmissione che facciamo per voi. E allora, abbiamo detto, manca mezz'ora, vi accompagniamo fino all'una. Lo sapete che sta arrivando il momento dei dolci, eh? Io ve l'ho detto in apertura, guardate che se state preparando il pranzo, avete già un po' di languorino, poi dopo nell'ultimo quarto d'ora proprio vi diamo tanti utili consigli se volete chiudere poi il pranzo con una nota golosa. Però prima dobbiamo affrontare un altro argomento già annunciato all'inizio della nostra puntata, molto importante, perché tutti noi ascoltiamo, sentiamo spesso parlare di dislessia, molti sanno che cosa è, molti sanno che ci sono delle realtà sul territorio che appunto si occupano della dislessia, ma molti altri magari non hanno ancora approfondito l'argomento. E allora cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo invitato una bellissima dottoressa che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei dell'invito, grazie. Buongiorno alla dottoressa Emanuela Iacchia, ben arrivata. Grazie. Prima volta nel nostro salotto. Assolutamente sì. È anche un bel benvenuto che grazie, le porgo. Grazie, grazie a lei. Voglio ricordare che lei è psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva, sì, nonché responsabile clinico per l'area psicologia per Vela Dislessia. Vela Dislessia già magari farà alzare un'antenna a qualcuno, a qualche comasco, ci arriviamo dopo. Però certo, oggi parliamo di dislessia, dottoressa, perché se ne sente tanto parlare. Sì. Ma che cos'è? Allora, la dislessia di fatto è un disturbo dell'apprendimento, un disturbo specifico dell'apprendimento, ma in realtà prima di parlare di disturbo parliamo di apprendimento. Sì. Due parole su come noi impariamo. Certo. Noi possiamo imparare o attraverso un processo cognitivo o attraverso un automatismo. Mi spiego meglio. La nostra mente è così perfetta che all'inizio dobbiamo utilizzare un processo cognitivo. Il processo cognitivo successivamente diventa un automatismo. Ad esempio l'andare in automobile. Certo. Così riesco a spiegarmi meglio. All'inizio, quando noi impariamo ad andare in auto, è sicuramente un processo cognitivo, perché dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo imparare. In realtà, se oggi lei mi chiedesse quante volte ho messo la seconda o la terza per venire da voi, io direi, e chi lo sa? E certo, perché è diventato automatismo. Perché è diventato un automatismo. Quindi tutto il nostro apprendimento funziona in questo modo. Da un processo cognitivo si trasforma in un automatismo per rendere la mente più libera e più fluida. Certo. Lo stesso vale per l'apprendimento della lettura, la scrittura e il calcolo. Da un processo cognitivo si deve trasformare in un automatismo. Quindi mi viene da pensare anche tutto quello che avviene tra i banchi di scuola. Bravissima, è proprio così. All'inizio, quando noi impariamo, la nostra maestra ci dice: ricordatevi che la A è una bella montagna con un ponte in mezzo. Certo. La B è una bella riga con due pance. Certo. In realtà adesso ogni volta che vediamo una A e una B non ricordiamo più quello, leggiamo in automatico. Chiarissimo questo. Mm. Cosa succede? Per alcuni bambini questo processo non avviene. Non riescono a trasformare il processo cognitivo in automatismo. E questa è la dislessia, è il disturbo specifico d'apprendimento. E avviene solo appunto nella giovanissima età, allora? In realtà il disturbo d'apprendimento è costituzionale, pensi un po'. Quindi noi, chi ce l'ha ereditato dai suoi genitori. Ok, ereditario insomma. Ereditario costituzionale, come noi passiamo ai nostri figli gli occhi azzurri piuttosto che gli occhi marroni. Quindi quando io parlo di dislessia è quando non riesco a leggere in automatico. Molto e ogni chiaro. Volta che io devo leggere devo usare un processo cognitivo, ahimè. Ma diventa molto lungo. E molto difficoltoso. Un dispendio enorme di energia. Quando parlo di disortografia e quando faccio fatica nella scrittura, quindi io sbaglio l'H piuttosto che l'accento, piuttosto che discalculia, è quando faccio fatica nel calcolo.
È chiarissimo questo, dottoressa. Ha fatto degli esempi anche proprio per farci capire nel concreto, nella quotidianità, che cosa accade. Mi chiedo se ci sono approssimativamente dei numeri. La dislessia colpisce molti bambini? La dislessia colpisce il 5% della popolazione scolastica. Quindi di fatto è una realtà importante in tutto il mondo, ecco, non soltanto sul nostro territorio. E prima viene diagnosticata, prima è possibile che i bambini possano trovare poi il modo per imparare. In realtà essere dislessico non significa non poter imparare, certo, ma imparare in un modo diverso. Ma finché io non so in che modo posso imparare, come faccio? Chiarissimo questo, mi viene anche da pensare a un'altra cosa, ovvero lei quando ci spiegava che cos'è la dislessia con dei meccanismi anche molto quotidiani, perché ci ha fatto capire chiaramente, diciamo che questi possono essere anche dei campanelli d'allarme a cui fare attenzione per tutte le mamme in ascolto? Sì, assolutamente sì. I campanelli d'allarme sono addirittura ancora precedenti all'ingresso alla scuola elementare, se noi volessimo proprio pensarci. Un bambino che ha un ritardo nel linguaggio, ad esempio, un bambino che fa fatica ad allacciare le scarpine, un bambino che confonde i giorni della settimana, ecco, probabilmente potrebbe essere che in futuro, nel momento in cui arriverà alla scuola elementare, possa avere poi una diagnosi di dislessia. Chi lo sa? Non si può dire, però se un piccolo sospetto ci può venire, ci sono delle realtà, e qui arriviamo proprio già a parlare di Vela, che ci possono aiutare, perché poi noi non siamo medici, viviamo la nostra giornata, insomma magari possiamo avere dei campanelli d'allarme, certo, come li abbiamo chiamati, però vogliamo toglierci dei dubbi. E allora, a Como ad esempio esiste Vela Dislessia. Vela Dislessia, che è un ambulatorio, è accreditato, per cui i bambini possono arrivare attraverso il sistema sanitario nazionale piuttosto che privatamente. Siamo un gruppo di psicologi, c'è un logopedista, c'è la neuropsichiatra infantile che apre tutte le cartelle cliniche, e noi riusciamo a fare diagnosi di disturbi specifici d'apprendimento, per cui dislessia, disortografia, discalculia. In realtà, una volta fatta la diagnosi di queste, di questi disturbi, è necessario poi fare anche una riabilitazione. Ma quello che mi chiedo, che magari si potranno chiedere delle persone a casa, appunto, se una persona ha un bambino, nello specifico, dislessia, discalculia e disortografia, ok, attraverso un giusto percorso si può superare? Sì. Sicuramente sì, come dicevamo, avere queste fatiche nell'apprendimento significa imparare in un modo diverso, per cui più la diagnosi è precoce, più il bambino avrà attraverso una riabilitazione l'opportunità di imparare secondo le sue necessità, i suoi tempi, i suoi mezzi. Però nel tempo, appunto, con un nuovo modo di apprendimento, con una giusta, insomma, anche un giusto sostegno che appunto tutti voi potete dare, gli si creano dei nuovi automatismi che poi lo renderanno autonomo nella vita. Assolutamente sì, quello che dice lei è questo. Ecco che allora bambini con DSA, visto che questo si chiama disturbo specifico di apprendimento, il famoso DSA, i bambini possono imparare ad utilizzare, ad esempio, il computer, piuttosto che tutte le mappe concettuali di cui si parla tanto, piuttosto che utilizzare il sintetizzatore vocale, eccetera, per poter leggere e scrivere nel modo più adeguato. Io voglio ricordare che c'è il sito internet, è importantissimo questa volta, veramente segnate www.veladislessia.it. Quindi se aveste dei campanelli d'allarme non abbiate paura a chiedere, perché poi, dottoressa, magari uno si spaventa, dice: oh mamma mia, magari mio figlio adesso non riesce, certo, a far bene i lavori a scuola, quindi adesso diventerà un adulto con delle problematiche. No, non deve essere questo assolutamente l'approccio. No, assolutamente no, anche perché, come dice lei, un bambino che non riesce ad imparare ha poi quei contraccolpi psicologici, no? Di certo, abbassamento di autostima, bambini che hanno delle regressioni, bambini che addirittura scivolano anche in quelle forme un po' di fatica emotiva, no? Nel momento in cui c'è una diagnosi e il bambino sa di che cosa, il perché della sua fatica, lui sta meglio,
noi come genitori smettiamo di dire che non vuole impegnarsi, certo, che è perché no, non si dà troppo da fare, e anche gli insegnanti poi veramente trovano beneficio. Perché c'è anche un rapporto con la scuola, quindi comunque c'è un dialogo. Certo, assolutamente sì. Una volta che viene fatta una diagnosi di disturbo d'apprendimento, gli insegnanti sono invitati, questo in modo assolutamente gratuito, attraverso... possono venire al nostro centro, piuttosto che addirittura noi stessi andiamo a scuola per raccontare la diagnosi e insieme cominciare poi a capire che percorso deve fare questo bimbo. Anche perché è necessario per ogni bambino, per la legge 170 che certo, un po', ecco, che ci lega al discorso dislessia, stendere un piano didattico personalizzato. Quindi ogni caso è singolo e a sé stante e viene seguito con le esigenze del bambino. Con le esigenze del bambino, assolutamente sì. E allora www.veladislessia.it, prendete nota, non preoccupatevi, perché poi insomma anche la dottoressa Iacchia è molto rassicurante, ci ha spiegato tutto in modo molto chiaro. Lasciamoci proprio con questo a tutte le mamme in ascolto, a tutti i papà che ci stanno guardando, insomma, se abbiamo dei campanelli d'allarme, chiedere aiuto senza spaventarsi, e si trova una soluzione. Assolutamente sì, c'è proprio davvero una soluzione, e i nostri bambini veramente rifioriscono, oltre alla famiglia che trova anche più serenità. Un giusto equilibrio. Sì. Sono contenta che ci lasciamo con queste parole di incoraggiamento. Io mi auguro tanto che la dottoressa Emanuela Iacchia possa ritornare magari nel nostro salotto e affrontare di nuovo assolutamente l'argomento. Grazie. Grazie per oggi intanto per essere stata con noi. Grazie a lei. Noi arriviamo adesso al nostro consueto spazio musicale, ricordate che subito dopo ritorniamo in diretta, ascoltiamo insieme Beyoncé con Broken Hearted Girl. Ed era Beyoncé con Broken Hearted Girl, e allora ci mancano circa 10 minuti, l'abbiamo tanto annunciato, è arrivato il momento dove la dieta si dimentica, signore? Adesso non iniziate a dire, non fatemi rivedere quelle cose lì, no, ce le guardiamo invece, perché è arrivato il momento di ritornare a parlare, sono tanto contenta, della fabbrica dei nocciolini di Canso. E allora ritorna la signora con gli occhi più azzurri che io mai visto nella mia vita, posso dirlo, Elena Redelli, buongiorno. Buongiorno. Responsabile commerciale proprio della fabbrica dei nocciolini, già nostra ospite, però nella nuova edizione partita a settembre non ci siamo viste. No. Com'è andata l'estate? Bene? Bene, anche se per noi l'estate è un periodo un pochino più tranquillo. Sì. Dopo a settembre si riprende ancora a pieno ritmo. E poi adesso arriva il freddo, c'è bisogno di calorie nel corpo. Sì. E allora dobbiamo ricordare che a Canso c'è un posto che è un gioiello con una grandissima tradizione. È vero, ricordiamo due parole un po' sulla storia per chi non lo conoscesse. Allora, la nostra azienda nasce nel 1922, è un laboratorio di pasticceria artigianale, anche essendoci ingranditi abbiamo comunque mantenuto anche tutte le ricette della tradizione come quelle fatte in casa. Quindi proprio la tradizione come valore. Sì. Da voi. Facciamo molti dolci tipici come, vabbè, a parte il nostro nocciolino che è il nostro fiore all'occhiello, che è questo dolcetto a base di nocciola. Sì. Che dà nome anche alla nostra fabbrica, e poi produciamo tantissimi, più di 20 tipi di frollini, biscotti e soprattutto pasticceria fresca che produciamo giornalmente e che consegniamo ai nostri clienti tutti i giorni dell'anno. Eh sì, perché è questo, noi stiamo guardando peraltro una selezione dei prodotti della fabbrica dei nocciolini, e stiamo vedendo anche un buon Halloween che ci riporta insomma alla festa che arriva fra poco, vero? Sì, perché oggi sono tutti in produzione a produrre queste torte con Halloween, perché questa ricorrenza è un po' nuova, però... È un po' nuova, ma negli ultimi anni sta prendendo sì, tanto piede, perché si festeggiava meno un tempo, invece guardate che meraviglia, adesso se si arrivano a richiedere anche delle torte vuol dire che si fa una festa sì, in famiglia. Sì, noi abbiamo proprio le torte con su i soggetti, o la zucca, o il fantasmino, tutte quelle certo, cose lì, che domani ne abbiamo moltissime in ordine. Beh, ho visto il pipistrello lì, pipistrello. Mi sembrava Batman, però è il pipistrello di Halloween. Sì. Ma quella torta bellissima, posso commentarla ancora un po'? La possiamo vedere da vicino? Stiamo facendo male a tutti quelli che sono a dieta, vabbè, perdonateci per se potete. Per un giorno. Per un giorno, infatti. Ma com'è fatta? Me la racconta un po', Elena? Penso che sia la chantilly con crema pasticcera, poi col cioccolato, e panna e crema. Oh, mamma mia, che meraviglia. Farcita di crema. Sempre buonissime, quindi ne state facendo tante, avete tanta richiesta. Sì, senz'altro.
Non è una delle feste principali, però negli ultimi anni ne chiedono parecchie anche di queste. Ma per quello che riguarda invece i nocciolini, i famosissimi nocciolini, no? Sì. Insomma, loro sono senza stagione, senza festa, senza ricorrenza. Quelli vanno tutto l'anno, sì. Vero? Sì. Perché noi abbiamo sempre detto, e lo ripetiamo anche oggi, insomma, i nocciolini sono un po' come le ciliegie. Sì. Vero? Quando inizi a mangiare, o non inizi o finisci il sacchetto. Così. Perché è proprio... e uno tira l'altro. E anche in estate, nonostante abbiamo... Sì, no, nocciolini li produciamo tutto l'anno. Tutto l'anno? Sì, sì. La seconda torta che vedo invece, vedo bene, vedo male? No, sì, è una torta quella. L'altra torta? Un po' dieta. Niente, sempre una chantilly con tutte le... L'altra c'era il cioccolato, questa non c'è il cioccolato. E comunque, niente, è comunque sempre per Halloween questa. È sempre per Halloween. Oh, che meraviglia. Parliamo un po' di... Sì, un po' nel trasporto. Sì, beh, perché ha fatto tanta strada. Con sopra la ragnatela. Di cioccolato. È bellissima. E poi tutto il mondo frollini. Quindi... Tutto il mondo frollini, sì. Noi allora soprattutto produciamo pasticceria fresca. Sì. Produciamo solo con prodotti freschi, sì. Panna fresca, latte fresco, uova. Infatti la nostra pasticceria ha una durata di 48 ore. Perché bisogna usiamo... finire tutto, non rimane niente, no, vero? Assolutamente, perché comunque non usando né conservanti né niente, anche i frollini, anche il nocciolino stesso ha solo 3 mesi di scadenza. Ah, ecco. Perché non usiamo conservanti, né conservanti, né grassi idrogenati, né niente. Quindi è tutto naturale. È tutto naturale. È importantissima anche sì. La scelta dei prodotti, degli ingredienti, certo, vero? C'è certo. Tanta attenzione in questo senso? Assolutamente. Noi, i nostri fornitori sono solo aziende qualificate, perché se vogliamo un prodotto di una certa qualità, abbiamo bisogno anche di una materia prima di una certa qualità, non possiamo andare a caso. Quindi fabbrica dei nocciolini per tutti quelli che giustamente vogliono guardare sempre gli ingredienti, controllare che non ci siano i conservanti e tutti, è sinonimo di freschezza e genuinità. E genuinità. E questo è comunque da sottolineare, perché poi le sorprese alla fine ci sono nelle etichette degli ingredienti, in certo. Questo caso no. In questo assolutamente caso, no. Stiamo guardando anche altre immagini che ci aveva portato nel corso della vecchia intervista, insomma. Sì. E non dimentichiamo anche che appunto tutto quello che è pasticceria fresca si declina anche in tutti gli eventi della vita, vero? Sì, assolutamente. Ogni ricorrenza ha la sua torta particolare. Questa mi fa impazzire, ad esempio. Cioè, questa, guardate, è un giradischi. Sì. Ma quanto lavoro ci vuole per tanto, personalizzare? Tanto, perché comunque anche tutti i fiorellini che ci sono intorno sono tutti fatti a mano, non è che... Ma in questo caso io immagino è venuta una persona, qui si legge auguri per i tuoi 50 anni, quindi un 50. Ha fatto una richiesta particolare, noi nel limite del possibile cerchiamo di realizzare quello che ci chiedono. Eh beh, però io già sul giradischi l'avessero chiesto a me, ovviamente non è il mio lavoro, avrei avuto un cedimento. Siete bravissimi, ci sono certo. Degli artisti all'interno del laboratorio. Allora, la titolare è la signora Figini, c'è il figlio della signora Figini che è Alberto Rinaldi, che è l'artefice, è il direttore di produzione e queste cose le fa praticamente tutte lui. Posso fare i complimenti ad Alberto? Senz'altro. Gli mandi complimenti veramente sì. Più vivi, perché comunque è proprio vero che ognuno ha il suo mestiere. Sì. Però caspita, queste fotografie io quando le ho viste la prima volta ho detto beh, ma chi lo ferma più? Cioè, è impossibile. Quindi nel limite comunque, adesso non sbizzarritevi troppo, nel limite no, del... Ma si sbizzarrisce sì. Parecchio. Ma sì. le richieste più strane? Ma di tutto, quello lì era un giradischi, poi vabbè per i matrimoni con tra milioni parte il di colore, strati. Sì, parti i colori, ognuno vuole il suo, a parte che li addobbano anche coi fiori, certo. La sposa al bouquet in un determinato modo, cerchiamo di abbinargli anche i fiori sulla torta nello stesso. Abbiamo visto anche le torte da battesimo, quindi torte anche lì da si battesimo, vuol fare anche lì poi gli fa tutte le cose, ma tutti... Sono tutte fatte a mano, le babbucce, sì. Il ciuccio, tutta la bavaglina. Tutta la decorazione. Tutta roba comunque, fatta a mano. Fatta per il momento, ecco qui quando sì, si parlava sì. Delle scarpine. Le scarpine. Lo state vedendo in sovrimpressione, però io voglio ricordarvelo, www.fabbricadeinocciolini.it, perché poi chi è di passaggio, chi è della zona, insomma Fabbrica dei Nocciolini lo conoscono in tanti. Però magari non ne sapeste niente, voleste fare un weekend in questa nostra zona del Comasco, della Lago, foste in zona proprio a Canzo, una visita... Certo, noi siamo aperti tutti i giorni e basta anche una prenotazione telefonica, di pronto non abbiamo niente, perché noi produciamo ecco, solo su ordinazione. Infatti se
Dal fresco ai frollini a tutto solo? No, allora i frollini no, che hanno una scadenza di tre mesi, frollini e nocciolini li abbiamo sempre. Sempre. Però se lei vuole una torta, viene su a chiedermi, non ce l'ho. Ah beh, chiaro. Assolutamente, noi facciamo solo su ordinazione, basta essere avvisati il giorno prima, noi al mattino produciamo qualunque cosa ci venga richiesta. E allora date sfogo alla fantasia, insomma noi adesso, Elena vi ha portato proprio da vedere, diciamo, gli ultimi prodotti della vostra fantasia della fabbrica dei nocciolini, perché riguardano Halloween, quindi questo può essere già un utile spunto per chi magari diceva voglio fare qualcosa per Halloween ma non so come. Sì. E quindi già una torta a fine cena, a fine pranzo può essere una bella idea. E poi, insomma, se dovete festeggiare qualcosa in particolare, perché no? Direi, vanno per la maggiore, matrimoni, compleanni? Ma di tutto, vabbè, compleanni ce n'è tutti i giorni. Compleanni dai bambini, dal più piccolo al più grande, di tutti. Allora, o con cialde, o qualcuno piace qualsiasi cartone animato, o con la cialda, proprio a forma di cartone animato. Settimana scorsa ne ha fatta una bellissima di Super Mario, è vero? Proprio a forma, di Super Mario. Bellissimo. Era bellissima. E allora, si può fare anche la differenza, perché se si porta il giusto dolce in tavola, secondo me, al termine di un festeggiamento, di una ricorrenza, comunque, non so se è della stessa idea, però ci si ricorda se una cena è stata bella dal dolce, dal se è dolce. Stato bello, buono, sì. Vero? Sì. Insomma, ricordatevelo. Nocciolini di Canzo, mi sembra di averli un po' traditi oggi, che ne ho parlato poco. Però, insomma, no, quelli ci sono, quelli ci sono quelli sempre. Quelli sono fissi. Eh sì, allora, sì. Visitate intanto, guardateli come sono carini, sono bellissimi. Poi, attenzione all'effetto ciliegia e non dite che non vi abbiamo avvisato poi, anche Elena mi dà ragione, perché poi si apre la busta e non si smette più, no. Vero? Va bene, siamo giunti al termine, incredibile, è volato il tempo a nostra disposizione. Grazie alla responsabile commerciale della fabbrica dei nocciolini, Elena Redaelli, grazie molte. Grazie a voi per avermi invitato. E buon Halloween. Grazie. Tanto la torta per festeggiare c'è già, quindi spero di ritrovarla presto nel nostro salotto, insomma, di parlare ancora una volta di tutte queste golosità. Noi invece vi accompagniamo all'ora di pranzo, siamo partiti dal dolce, ma voi adesso ripartite dalla portata giusta, dal primo piatto, insomma, buon appetito se vi state mettendo a tavola a mangiare, comunque vi auguriamo un ottimo pomeriggio e vi diamo l'appuntamento come sempre alle ore 12 di domani, perché noi saremo qui in diretta per accompagnarvi fino all'una con tanti ospiti, tanti argomenti e tante nuove cose da raccontarvi. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata a tutti. Perché carina, carina, carina.